Salve a tutti, ciao. Ragazzi, siamo Sante e Telespalla Bob per dirvi che noi Rolling Games abbiamo deciso di portare questo, come possiamo definirlo, un nuovo un format, un modo per tediarvi. Si chiamano pillole, ovvero arriviamo anni dopo, YouTube Italia l'ha fatto, facciamo anche noi. Ma io non l'ho copiato, a me è bello, perché io non l'ho copiato YouTube Italia, perché io non lo guardo YouTube Italia. Twitch Italia. No, peggio, Super Quark. Io la Super Quark, quando facevano i documentari, tra uno e l'altro c'erano le pillole dove ti spattevano fisica, chimica, la roba, quelli che tutti dicevano, oh mio Dio, tagliatemi le vene, io invece no. Allora mi sono detto, lo fa Piero Angela perché non lo dobbiamo fare noi. E noi lo facciamo sulle nostre passioni, cioè faremo varie... Ma possiamo far parte di Bach, Beethoven, la colonna, quello lì. È figo, che cazzo. Ok, vabbè. Tratteremo degli argomenti, altre volte saranno degli argomenti in cui andremo in contrasto, tipo dei versus, altre volte invece saranno dei fottuti vlog. Allora, il tema principale odierno è i nostri consigli, perché sono dei consigli alla fine, fra l'altro delle cose che noi guardiamo e seguiamo di YouTube Italia e di Twitch. Per video tutorial seri Archivia, tocca a te. Lo conoscono tutti, penso che voi lo conoscete, è inutile che ve lo consigli. Probabilmente siete stati voi a consigliarlo a noi, o noi ci siamo ispirati a lui per fare questo canale, però cioè lasciamo perdere, finiamo qui. Poi abbiamo, tu non lo conosci, ma dalla regia c'è Gaetano, lo conosce, c'è Teo di Recensioni Minute. Saluta Gae. Ciao. Ecco, abbiamo fatto altri video che potete vedere nel canale. Ultimamente sono nati, adesso è Miss Meeple e Sganazio. Quello è, questi quattro racchiudono pacchetto giochi da tavolo su YouTube Italia. Di videogiochi ce ne ho pochi, francamente, su YouTube, perché i videogiochi li guardo più in live su Twitch. YouTube, uno lo conosce, uno lo conosce per il canale principale, su, esatto, che noi seguiamo, fra l'altro. Che una volta era le recensioni, poi è non stato. Non fa più da secoli. Poi è stato Mostarda, adesso è diventato il Late Show, e adesso c'è il gran finale, perché poi a quanto pare sa, lui poi dice addio, mo sta costruendo il set cinematografico, sta comprando Hollywood a Torino. Peni! Cioè, sono dei peni disegnati in un foglio in un film per ragazzine! Peni! I Player Inside, non so bingo minchia, Sabaku! Però anche questi stanno pure su Twitch, io purtroppo YouTube e Twitch ce l'ho legati assieme. E poi comincio io, perché come è il problema? E io, vabbè, io vado in crisi. Partiamo dai più belli. Player Inside anch'io, li seguo perché fanno delle notizie importanti, la domenica li potete seguire con le news della settimana. E vi tengono aggiornati su tutte le uscite e tutte le maggiori notizie delle tre console più famose, Nintendo, Xbox e PlayStation. PC non fanno. E poi iniziamo con i testi dolenti. Purtroppo io sono uno dei pochi 31enni che fanno parte dei 4 milioni di iscritti di FaviJ. Mamma mia, se mi dici farei vedere là dietro. Ma... però è bello, ma sai perché mi fa ridere? Perché c'è. Perché tu esci, fai bue e lui fa. Cioè, no. E fa ridere, capito? No, non va fatto ridere. Sì, sì. Ma cioè non si butta per terra per cazzate, stupidaggini. Braccia strappata all'agricoltura. Ma perché? No. Ma a 4 milioni di iscritti volano cose. Fate benissimo, perché... non beccate a me magari. Però seguitelo, secondo me ne vale la pena, perché ti presenta tutti indie stupidi che non comprende nessuno tranne lui, e di 300 video che segui mentre fai la cacca al bagno in 7 minuti trovi quel video col gioco serio. E adesso però recupero punti, se da dire recupero punti. Guardavo anche un po', ha cambiato dei ritmi, Wirush. E lì già la tiro applausi. Lo seguo, al di là che come ha detto lui gli piace il pene, però a me piace come youtuber. È in gamba, mi fa ridere, ha avuto sempre lo spirito giusto per strapparmi quei 8-10 minuti di risate. Qualsiasi cosa che lui impiatta, io ho trovato anche un'altra serie mo' fresca, Uomini in cucina si deve chiamare, Uomini io non sapevo neanche l'esistenza, dove lui cucina cose a caso, senza senso, a me mi fa ridere, non so perché. È una persona che a me mi trasmette allegria, quindi stai triste, ti vuoi vedere un video, ti guardi lui. A me Guglielmo mi piace, come youtuber.
YouTube per altro, per l'intrattenimento abbiamo citato YouTube. Sì. Io mi sento di citare, lo devo fare, perché tu puoi approvare con me, secondo me è uno dei migliori, proprio una delle migliori persone e una delle migliori cose che si è portato su YouTube. Sto parlando di Shotezio alias Alessandro Masala. Masala, non mi sbagliate, no Masala, ma Masala, Sardo Doc, Cagliari, no Sassari, per carità, i sassi, i sassaresi sono... Ah. Ah. Buoni, buono. E lui è Breaking Italy. Adesso faccio crollare la telecamera. Ed è figo. Io vedo Croix 89, tocchiamo Croix! Così si incazza! Perché? Perché hanno dei nomi più o meno veri? So che Masala Croix 89, Croix 89. Lo vedo, lo vedevo, lo vedevo. Francesco. Ma non lo vedo più perché non so, fa ancora video, cioè tipo non vedo da mesi che non fa un video, fa. Mi dicono di Siargia. Insomma. Un po' perso, cioè. Nonostante gli venga, cioè a me Masala mi piace tanto perché è una persona che ha portato, non, molti dicono il TG, lui non è che porta il TG, lui porta alcuni aspetti che interessano a lui, raccogliendo delle informazioni a livello giornalistico sul suo canale, in cui c'è un faccia a faccia in cui lui dice la sua praticamente, ed è divertentissimo perché ha dato anche un senso alle live di YouTube, dei commenti di YouTube, perché il venerdì raccoglie i migliori commenti di tutti i suoi post settimanali e lui li commenta. E li commenta assieme alle persone. Come hanno fatto di moda, lo fanno anche Blenzo. Però lui, credimi, è stato penso uno dei primi a farlo. Sì, sì, sì. Bellissimo, naturalmente lui è un pidino pagato dalla casta, tu prende sempre, prendi sempre. A livello di politica, che però non voglio parlare di politica, Gio Pizzi. Allora, se guardate il doppiaggio di questo ragazzo, è una roba, io... Cioè, è una cosa che io ho visto un paio di video suoi, l'ho visto in loop, perché li guardavo, poi li iniziavo perché erano fantastici. Si prende i cartoni animati della Disney, i film di Star Wars... Ah, quello che mi sei taggato di... Oh, ma quanto cazzo è bravo, ma come fa? Dopo di Notre Dame. Ah, ne ho fatto prima di te. No, è una roba impressionante, perché è bravissimo. Fermo. Onorevole Juncker. È svenuto. Questi greci sono tutti uguali. Aspetta che si risvegli, poi passa gli occhi. Sì, signor. Ok, ma perché essere di sinistra fa così schifo? Non è che fa schifo, è triste. E quindi passiamo a Twitch, dove io purtroppo... Passiamo a Twitch. Allora, YouTube è la piattaforma per i video, per tutto quello che stiamo facendo anche noi in questo istante. Sì, sì. Twitch è la piattaforma per lo streaming, per la live. Premesso che noi lo desideriamo come, non lo so, 100.000 euro ora per pagare la casa, ad esempio. E anche infatti il posto dove si fa i soldi, perché esatto. Tutti gli YouTuber sono immigrati su Twitch. E noi non abbiamo la fiducia. È un po' come il Congo, il Marocco... Voglio partire da un preambolo. Io Twitch lo guardo per la persona e per il gioco. E un gioco in cui la persona lo fa tanto per fare, perché vuole star là in mezzo per mostrare due cose, non la seguo. Sinceramente c'è Pornhub e c'è YouTube. Se vuoi seguirti le persone serie o se ti vuoi seguire le ragazze non serie, vai su questi altri due siti. Io su Twitch voglio la persona, videogiocatrice e il videogioco. Quindi partiamo da questo preambolo. No, 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 fidati, perché là mezzo sei quanti uomini soli. Comunque, i primi tre erano Twitch. Terenas, sì. LOL, Kuro Lili, che è rimasta tuttora, è la, credo sia la streamer italiana più famosa, in gamba, in gambissima. E poi c'era Felicia, che adesso non streama quasi più, faceva soprattutto gli sparatutto e gli MMO. Vi cito subito due che amo, Pierpaolo e Pianesani. E vabbè, quello... Pierpa Piane. Non c'ho tempo, ma sono di multiplayer e cioè possono... Cioè, vedo su YouTube e vedo le repliche. Posso non possare sul cazzo, ammetto, però, sì, però come coppia è una cosa incredibile. Penso che a livello proprio... Ma non solo di Twitch, perché io penso di tutto. Lui non sa giocare, quell'altro sbrocca perché lui non sa giocare. Poi quello che sa giocare nei videogiochi horror si caga in mano e quindi non guarda il gioco e gli dice a quell'altro che è completamente bacato. Cioè quello non, quell'altro non sa distinguere la testa dalla sinistra e gli dice gioca. Cioè è un mix proprio, una cosa fai, senza... Sì, sì, e sì, poi sì. Gli dai, ma anche loro... Allora, vi cito le serie migliori, Alien... Cuphead e Super Seduce. Se vuoi recuperare queste live, i loro tre c'è anche Dead Space. Arriva, arriva! Sono morto! Lancia, metti, lancia fiamme! Lancia fiamme! Dov'è? Vabbè, cioè, non mi puoi fare, vedi che...
Porca troia, lo passavo tranquillo. Sì, dicevo, se sereno. Tu lanciavi il razzo, no, avevi vinto. No, è insopportabile. Sì, hai no, guarda il filo dove ho fatto arrivare. Se tu lanciavi il tuo cazzo di razzo, invece di sta... Ah, non spingi cazzo di pulsanti. Ma sai che è un problema? Per me è la coordinazione cervello-mano. C'è Utopic stream ogni giorno, un'ora alle tre. E lui fa dei videogiochi particolari. Pochi termosifoni erano i primi, fra l'altro, a portare un gioco di ruolo. Esatto, lì vi riconsiglio, ci colleghiamo al gioco di ruolo. Su YouTube Italia c'è poco. Non saprei neanche che consigliarvi. Ci siamo noi che ne stiamo iniziando a parlare. Pochi noi, canali, no? Di 20 Nation. Di 20 Nation, esatto. Forse sono quelli bravi. Che... Noi abbiamo fatto un video precedente. Su Twitch ci sono famosissimi americani. I Critical Role. Sì, sono bravissimi. Vi lascio da qualche parte comparire il video precedente. Qui. C'è l'Armenia che dovrebbe partire con una serie di live Twitch. Non parliamo. Poi vi spiegherò se farò una pillola dove mi incazzo. Dopodiché, live di Twitch. Fatemi spiegare. Io aggiungo due cose, ma così mi tiro fuori. Come su YouTube Player Inside ho iniziato da poco a fare le live, le seguo nerdando.com ha iniziato a fare le live. Io non l'ho conosciuto tramite YouTube, l'ho conosciuto come recensioni, come pagina Facebook. Sono dei ragazzi di Pescara, di Chieti, di Pescara, non voglio dire una cavolata, e ho iniziato a fare le live e a me mi fanno impazzire Switch, PC e non so se PlayStation, qualcosa su PlayStation. Sempre PlayStation. Me. Sì. Mi piace, ve lo consiglio. Ha un bel seguito, ha iniziato ad avere. Quindi io qui chiudo. Twitch zero. Sì, perché un po' Twitch ti ci devi appassionare parecchio. Devi anche un po' più tempo. Io l'ho sostituito. Tempo, io semplicemente tempo. L'ho sostituito dalla televisione. Capito? Non guardo più la TV e guardo Twitch la sera. Se voglio staccare film, la testa. Esatto. O se non voglio vedere un film, una serie TV, vado su Twitch. In questo momento lui ha messo sulla TV di Jari. Di Jari, come si chiama? Stavo per arrivarci. Volevo terminare con i videogiochi dicendo due persone che se ne intendono. Uno è il Tanzan. La fine. E l'altro si chiama Pregianza. Due persone bravissime che se ne intendono dei videogiochi, veramente. E mi fanno capire tanto. Ne cito un terzo che streama pochissimo, ma è fantastico, si chiama Teocrazia. Che è bellissimo. Voi volete interagire soprattutto con persone che parlano in inglese, Twitch può aiutarvi, perché c'è la chat, quindi potete parlare con altre persone in inglese e potete anche ascoltarlo in inglese. Poi la prima volta che vi sbagliate a scrivere in inglese e vi insultano, bullismo, chiudete Twitch. Probabilmente. Però ve lo meritate perché siete ignoranti. E io porto questa ragazza che mo partirà un video e tutti smetteranno di sentirmi, di ascoltarmi, guarderanno solo il video. In questo momento state sentendo un questo è quello che ascoltate in questo momento. Sì, perché mo qua sotto ci sarà un video, però. E c'è questa ragazza scozzese, si chiama Dijari. Si chiama Dijari. No, vabbè, il suo nick è Dijari, lei mi sembra si chiama Sofia. Twitch, oltre che per i videogiochi, lei porta anche videogiochi fra quali World of Warcraft, che fa paura, cioè te l'ho fatto pure vedere, c'ha un account di 110 personaggi, una roba proprio quella. E ce l'ha anche Cristian Calcagni Italia, non mi sembra che però ne valga la pena di seguirlo. Vai avanti. Però Cristian è un uomo brutto. Ma non brutto! Cristian, tu non sei un uomo brutto, adesso comparerai da qui e vi dimostreremo che sei bellissimo. Cristian, io perché ho il PNG di te che stai bello teso, fisico, asciutto. Cristian, tu sei bellissimo però. E oltre a questo lei fa la cosa più bella di tutte, c'è la sezione creative artist di Twitch. Lei fa body painting. Ora so che qui apriremo un baratro infernale, però è fantastico, no, ti la vedi, io ho scoperto cose, cioè le donne possono diventare tutt'altro, le vedi, sono normali creature, poi diventano dee in terra. Io dico, ma come cazzo è successo? Come è possibile là in mezzo? Questa qua si trova che è incredibile, è bravissima. A livello di intrattenimento è speciale, lo so. Come si chiama? Hai detto? Sì. Quello che fa lei. Body painting. Sotto nei commenti, hashtag Christian Body Painting. Cioè, mettiamo il body painting a Christian. Vogliamo se fai gli stessi visual di una donna che si pittura qua. Io so che possono segnalarti il canale. Ecco, se è uomo ti posso segnalare il canale, se è donna. Ma no, comunque c'è anche la sezione creativa. Io l'ho visto ogni tanto, ci ho bazzicato, ci sono anche musicisti, c'è un sacco di gente che sta su Twitch e fa arte. Bello. È anche un modo perché su Twitch puoi guadagnare con gli abbonamenti e altro. Comunque andiamo a chiudere, vogliamo terminare dicendovi anche che ci sono i due nostri compagni Rolling Gamers, sì, che hanno un loro canale, diciamo, a parte, per così dire, che riguarda, che parla di mondo cinematografico essenzialmente. Puoi comparire a loro. Comunque serie TV. Io sono bravo. È un canale che parla di l'amore, lo sanno qui, quindi mo mi insultano per amico. È un canale che parla di serie TV, film, questo l'ho capito. Parlano anche, faranno solo, recensioni, però, hanno aperto
una piccola serie che è la cosa per cui voglio vedere quel canale, Nati Vecchi, vedi, Nati Vecchi, che un po' mi interessa, non so perché mi incuriosisce, quindi voglio andarlo a vedere. Sono due persone, voi poi li conoscete perché sono, faranno parte di Rolling Games, uno è Federica e uno è Leonardo. Ecco, Federica fa tutto, Leonardo sbaglia l'italiano. Forse l'unica nota dolente sono appunto l'inserimento di questi personaggi nuovi, perché... Questa era la prima pillola di tante, però le altre saranno molto più corte che voi. Se seguite questi canali, se vi piacciono, sì, oppure sì, chiedeteci, sì, diteci, ne volete sapere di più, noi vi mandiamo, esatto, i link, ve li linkeremo fra, esatto, l'altro. In descrizione vi lascio più o meno tutti i link di quello che abbiamo parlato. E un saluto a tutti e ci vediamo nel prossimo video e la prossima pillola. Ciao! Ciao! E noi parleremo delle nostre passioni, diciamo, faremo varie... Allora, ogni pillola è un argomento. Un argomento che può essere a volte in contrasto, c'ho un'idea, versus... C'ho un'idea, domanda. Se invece di chiamarla pillola come Superpack, come tutti la chiamiamo, supposta. No, è bello! Supposta! No? E tu ragazza, no? Ma se ne va. E no, è un modo diverso di chiamarle. Le supposte. Perché te le devi fare... Per forza! È che lui... Nel culo. Si può dire dove lavori... Si può, no, non dove lavori, però lui... Una casa farmaceutica. Lui lavora in una casa farmaceutica e c'ha sta cosa delle supposte, c'ha la fissa.